Benvenuti alla nuova puntata di 10 punti di recensione che nessuno ha chiesto. Il film di oggi è Shang-Chi. Shang-Chi. Shang. 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 E la leggenda dei 10 anelli. Sean e Katie sono amici e colleghi a San Francisco, dove nonostante ottimi risultati negli studi, lavorano come parcheggiatori in un lussuoso hotel. E pensano a fare tardi la sera al karaoke, a cazzeggiare. Quando una banda di killer aggredisce Sean su un autobus per rubargli un amuleto di Giada, devi trovare la scimmia di Giada prima della prossima luna piena. Lui è costretto a dimostrare le proprie straordinarie capacità nelle arti marziali, svelando così a Katie la sua vera identità. Ovvero quella di Shang-Chi, cresciuto come assassino da suo padre, l'immortale Wei Yu, a capo dell'organizzazione criminale dei 10 Anelli. La Marvel è un po' così, ci sono alcuni film che da trailer sembrano belli, poi quando arrivi al cinema rimani molto deluso, e altri invece che ti sorprendono. Questo è il caso di Shang-Chi, è un film sorprendente che finalmente ci regala qualcosa di nuovo in questo franchising che ormai ha superato i 30 film, non so più quanti ne sono, e delinea questa fase 4 in maniera più entusiasmante rispetto al film precedente che era Black Widow. La Disney, dopo esempi come Live Action di Mulan o Raya l'ultimo drago, negli ultimi anni ha puntato sempre più platealmente verso il mercato cinese, che è il mercato in espansione. Questo nuovo film della Marvel punta a creare un mix funzionale di arti marziali, wuxia, tradizione cinese, mostri stile kaiju, lanterne e Michelle Yeoh. Facendo questo, la Marvel, un po' come è accaduto con Black Panther, ci apre le porte a una cultura inedita per il mondo occidentale e che è un mondo che è più innovativo rispetto a ciò che abbiamo, a ciò che siamo abituati a vedere nei film Marvel. Se vi guardate la recensione di Black Widow, uno dei difetti di cui parlavamo è che le scene d'azione ci sembravano quasi sempre tutte uguali, come stile e come fotografia. Finalmente con questo film c'è una innovazione, non eccessiva, è sempre prodotto di marchio Marvel, però abbiamo anche delle immagini che sono differenti da tutto ciò che abbiamo visto nei film della Marvel. La creazione di un nuovo mondo necessita di una narrazione più articolata e lunga, ovvero degli spiegoni. Ci sono molti spiegoni e molti flashback, a volte didascalici, forse dovevano durare di meno, però ci sarebbe stato meno comprensione delle varie sottotrame. C'è un lungo prologo all'inizio, di cui, e questo mi è piaciuto molto, si sono presi il coraggio che la voce fuori campo reciti in cinese. È un po' come se la Marvel dicesse, lo spettatore medio ormai è abituato a guardare serie su Netflix, su Prime e su Disney Plus ovviamente, in lingua originale, anche se su Disney Plus ogni tanto non ci sono sottotitoli. Interessante è il punto di partenza dei due protagonisti, ovvero Sean alias Shang-Chi e Katie. Entrambi sono due giovani che vivono in un mondo che ha affrontato una dura crisi, una dura prova, ovvero lo schiocco di dita di Thanos, il blip. C'è proprio un dialogo con un'amica che spiega il come le cose siano cambiate e questo ci porta anche un pochino a quello che stiamo vivendo noi negli ultimi due anni. E sono due persone che prendono la vita in maniera più scanzonata, non vogliono crescere. E il personaggio di Shang-Chi in realtà maschera la sua vera identità e il suo vero passato, anche all'amica. Mentre invece Katie è una persona di grande talento ma che non ha un reale obiettivo nella vita. E ovviamente entrambi affronteranno un lungo percorso di crescita all'interno del film.
in Black Widow uno dei problemi principali è che non c'era un vero e proprio cattivo carismatico e c'era un cattivo molto da James Bond, qui in realtà abbiamo un cattivo sviluppato bene e interpretato da Dio, da Tony Lang. Finalmente i fan hanno il mandarino dei fumetti, anche se sinceramente a me non mi è dispiaciuta quell'idea, cioè che a volte la visione della minaccia può essere anche costruita in televisione, però capisco le critiche dei fan del fumetto. Simu Liu e Meijer Zhang, non so se, non penso di averli pronunciati bene, sono perfetti nei loro ruoli di ovvero di Shang-Li e di sua sorella, che riescono a dare sia ovviamente un'ottima prestanza fisica ai loro personaggi, ma anche credibilità nelle loro interpretazioni. Awkwafina, il suo personaggio non è mai solo una spalla comica, ma è quasi una protagonista al 100% insieme a Shang-Li. Shang-Chi. Awkwafina riesce sempre a trovare i suoi giusti tempi comici e a inserirsi bene nella narrazione del film e mai a strafare, come spesso succede per tanti attori comici e linee comiche degli altri film della Marvel. I pilastri del film sono i due attori più famosi orientali, che sono Michelle Yeoh e Tony Lang, che sono i veri effetti speciali del film, perché loro, pur avendo 60 anni, riescono ad essere in forma smagliante. Ovviamente, come in tutti i film Marvel, per collegarsi agli altri film ci saranno dei camei. Camei d'eccezione. I più importanti non me li diciamo perché per non spoilerare. Quelli che già si sono visti nel trailer sono Wong e Abominio, che però secondo me non hanno questa grande rilevanza. Un altro, diciamo, ruolo importante, e qua bisogna fare un piccolo spoiler, è Ben Kingsley, che interpretava il vecchio mandarino, quello televisivo creato ad hoc Iron Man 3, che qui riprende il ruolo dell'attore che interpretava il mandarino, che si serve a un piccolo ruolo all'interno della narrazione dal secondo atto in poi, un modo per riappacificarsi con quei fan che erano rimasti delusi dal mandarino di Iron Man 3. Il regista del film, Destin Daniel Cretton, è un regista che riesce a trovare la sua voce. Ovviamente ci sono tante citazioni, si cita tanto cinema orientale come La Tigre e il Dragone, Hero, La Foresta dei Pugnali Volanti, film americani come Avatar, Pacific Rim, Lo Hobbit, però riesce comunque a trovare una sua voce nella creazione di questo mondo. Le coreografie sono realizzate da coreografi professionisti ed attori che si sono allenati e che hanno reso credibile la loro performance. Una differenza lo si può fare con una produzione come quella di realizzata da Netflix di Iron Fist, anch'esso eroe Marvel, in cui si vedeva che il protagonista, come poi è stato anche confermato dal coreografo, non era ben allenato e infatti nelle scene d'azione dovevano ricorrere molto al montaggio e agli stacchi di montaggio più frenetici per rendere credibile le scene di lotta, mentre invece qui ci sono lunghe riprese che accompagnano le coreografie degli attori. Uno dei punti di forza della Marvel è il design, che non viene mai tradito. Qualunque sia il personaggio che viene raccontato, qualunque sia il nuovo mondo che viene introdotto. E anche in questo mondo, che è molto più particolare, il design si amalgama bene con il design degli altri film precedenti. Alcuni poteri di Shang-Chi ricordano molto i poteri di Doctor Strange. Gli stessi anelli, che in realtà nel fumetto sono dei veri e propri anelli, mentre invece nel film sono dei bracciali, si è scelto di trasformarli in bracciali per diversificarsi dalle gemme dell'infinito, sono dei congegni fantasy che come design ricordano molto gli elementi dell'armatura di Iron Man. Addirittura le armi della setta dei Dieci Anelli non sono poi così diverse dal design delle armi di Wakanda. Tutto ciò porta lo spettatore ad avere piena coscienza che ogni film si svolge sempre nello stesso mondo. Ho apprezzato molto questa capacità di Cretton di aver gestito bene tutti i toni.
ed è uno dei punti di forza del film rispetto a tanti altri film e o serie della Marvel. Anche le scene post-credit, che a volte sono funzionali per il proseguo della storia, altre volte sono un po' gratuite, qua secondo me funzionano molto, soprattutto l'ultima, quella dopo i titoli di coda, che visivamente è molto bella. Non voglio svelarvi niente, però la ripresa finale con col quale proprio si chiude definitivamente il film è molto bella. Una tematica come quella del girl power, che spesso viene inserita nei film anche in maniera gratuita, funziona veramente bene nel contesto del film, dando vita a personaggi femminili che funzionano benissimo all'interno della storia. E quindi speriamo che questa fase 4 prosegui in questa direzione.